esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, marcia con ginocchia alte. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non muovere le braccia troppo velocemente per evitare problemi alle spalle. Prossimo esercizio, side step jack. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Prossimo esercizio, passo laterale più calcio posteriore. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno, le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Prossimo esercizio, squat più rotazione della gamba. Via! Se non ce la fai, non effettuare lo squat. Solleva semplicemente il piede verso l'interno. Fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia durante la discesa. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome contratto per riuscirci. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Affondi laterali. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, piega meno la gamba. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Fai attenzione a non piegare la gamba distesa. Per un maggiore equilibrio puoi aiutarti stendendo le braccia in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, doppio saltello più rotazione della gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare.
Per inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Affondi laterali con tocco del pavimento. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Saltelli più rotazione della gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Saltelli con rotazioni. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non saltare. Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, affondi frontali. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch incrociato con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare.
contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, piegamenti laterali del busto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non sollevare le spalle, tienile rilassate durante tutto l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, affondi posteriori più ginocchiata. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, running jack. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti violenti con il pavimento. Ricorda di poggiare al suolo la punta del piede per ammortizzare meglio la discesa e proteggere la colonna vertebrale. Non piegare o inarcare la schiena, per riuscirci tieni sempre gli addominali ben contratti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, crunch laterale completo in piedi. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, corsa skip contorsione. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo.
Evita impatti violenti con il pavimento per non provocare trauma alle articolazioni. Fai attenzione ad atterrare sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Jump squat. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Via! Prossimo esercizio, crunch incrociato gamba tesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Affondo laterale più affondo frontale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Per un maggiore equilibrio puoi aiutarti stendendo le braccia in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch cross con distensioni. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non sforzare il collo. Guarda un punto fisso avanti a te per mantenerlo rilassato. Cinque, quattro,
3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Affondo posteriore incrociato più slanci laterali. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, effettua solo gli affondi posteriori incrociati. Non poggiare a terra il ginocchio della gamba posteriore per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o arcare la schiena durante l'esercizio. Non superare la punta del piede con il ginocchio anteriore per evitare danni alle articolazioni. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch cross. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Tieni l'addome sempre ben contratto. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch laterale completo con calcio laterale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui crunch laterale completo in piedi. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Jump squat avanti più jump squat dietro. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare le punte di piedi con le ginocchia quando scendi. Non ruotare male le ginocchia verso l'interno o verso l'esterno per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena, per riuscirci tieni gli addominali ben contratti. Quando salti fai attenzione ad atterrare sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Jumping jack con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte.
Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Passo laterale in squat più salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Evita impatti violenti con il pavimento. Ricorda di poggiare al suolo la punta del piede per ammortizzare meglio la discesa e proteggere la colonna vertebrale. Non piegare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Fai attenzione a non sollevare il tallone. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch completo in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Twist in piedi. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank con passo frontale. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non inarcare la schiena mentre hai le gambe distese, per riuscirci tieni l'addome contratto. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, rotazioni busto in piedi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo.
Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank alta con passo frontale più rotazione. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, resta fermo in plank. Non inarcare la schiena mentre hai le gambe distese. Per riuscirci, tieni l'addome contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, affondo posteriore incrociato. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non poggiare a terra il ginocchio della gamba posteriore per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. Non superare la punta del piede con il ginocchio anteriore per evitare danni alle articolazioni. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, affondi i laterali con salto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui gli affondi laterali senza saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio, passo laterale più alzate alternate. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso avanti a te. Non muovere il busto, tieni l'addome ben contratto per controllare l'oscillazione della schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, affondi alternati con salto. 3, 2, 1, via!
Se non ce la fai, effettua gli affondi alternati senza saltare. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Tre, due, uno, via! Il ginocchio della gamba posteriore non deve toccare il suolo durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! La gamba posteriore deve essere ben distesa per allungare il quadricipite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching femorali. Tre, due, uno, via. Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto, tienilo sempre ben dritto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching pettorali. Tre, due, uno, via. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e pettorali. Tre, due, uno, via. Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.